Welcome back da Max Black, siamo oggi finalmente con una mini recensione riguardante EA Sports 2024 alias FIFA 24. Ricordiamo che FIFA ha perso la licenza di scrivere proprio nel suo titolo FIFA, quindi adesso è diventato EA Sports 24, ma sempre di FIFA si tratta. Allora, come potete vedere nelle immagini, diciamo il testimonial è Haaland principale. Vediamo che è stato cambiato anche qualcosa a livello di motore grafico, aggiungendo questo hypermotion, quindi ci saranno scene molto più definite e realistiche. Le maglie si muoveranno molto meglio, quindi ci sarà anche questo movimento realistico delle maglie. E i dribbling dovrebbero essere più realistici ancora. Ma qui, diciamo, si fermano forse le novità. Qualche dubbio ci sovviene sul fatto che praticamente abbiamo visto delle immagini in computer grafica, quindi il gameplay davvero poco. Però a quanto ci scrive la EA ci sono stati questi miglioramenti, soprattutto dal punto di vista del calcio femminile, della modalità carriera e della modalità allenatore. Ci soffermiamo di più sulla modalità, diciamo quella foot, che adesso unisce la carriera, cioè unisce il calcio femminile a quello maschile. E qui arriva il mio primo dubbio. Praticamente in FIFA Ultimate Team, come veniva chiamata prima, adesso non lo so se gli cambieranno nome, saranno aggiunte le giocatrici femminile. Quindi nella vostra squadra potreste avere sia maschi che femmine. E qui sovviene il mio dubbio, non esiste il calcio misto, parliamoci chiaro. Quindi se tu vuoi dare davvero un valore a calcio femminile, potevi fare un FIFA, un foot solo femminile e un foot solo maschile. Facendo così, secondo me, hai tolto sia al calcio maschile, a quello che comunque giochiamo sempre, sia al calcio femminile, non gli dai il vero risalto che tra virgolette volevi dargli. E praticamente chi si trova a spacchettare, come noi poveri scemi che spacchettiamo, riusciremo, c'è la grossa probabilità di trovare anche delle giocatrici che, ahimè, con tutto il rispetto per il calcio femminile, nemmeno sappiamo chi sono, perché molti non lo seguono il calcio femminile. Quindi assolutamente ci andremo a trovare delle signore sconosciute, oppure contro ci troveremo qualcuno che schiera, che so, Haaland in attacco con una donna. E mi dispiace dirlo, ma questo qui secondo me è stato un errore gravissimo di FIFA. Comunque devo dire che mi ha lasciato molto molto perplesso. Poi l'altra cosa che mi lascia perplesso sono le licenze che continuano a diminuire, devo dire. L'unica certezza che ho avuto da FIFA è che hanno messo la Serie B. La Serie B è stata confermata, quindi non so a chi possa fare piacere che la Serie B c'è ancora, però mancano alcune squadre importanti, sia del campionato italiano che di altri campionati. Quindi già le licenze traballano ancora. Poi hanno detto che nella modalità carriera hanno affiancato al nostro giocatore che andremo a creare un agente che ci darà dei consigli, ci darà delle idee, ci rappresenterà, però come sapete queste qui non sono secondo me cose che andranno a incidere nel gioco e magari chi è abituato a giocare la carriera poco gli importa di questa ciccia qui. Quindi FIFA si sta trovando a confrontarsi quest'anno con altri tre giochi di calcio, i football, però i football non lo metto in considerazione perché, signori, non è un granché, UFC e il gioco della 2K Games, che sarà 2K Games FIFA, che quello là è il gioco che secondo me rivoluzionerà i giochi di calcio. Quindi stiamo a vedere se FIFA ci farà qualche altra sorpresa recentemente, ma ci sono questi due o tre punti che vi ho detto in questo video che mi lasciano perplesso. Ditemi la vostra nei commenti, iscrivetevi se non l'avete fatto e ciao a tutti da Max Black.